Ciao amiche e amici di Casturbex, oggi sono qui comodamente seduto in poltrona nel giardino di casa. No, non è vero. Siamo nella Villa delle Catacombe, solo che c'è una poltrona fuori e allora mi sono seduto per fare la intro. E oggi vi portiamo in questa villa fantastica, dove purtroppo c'è stato un incendio che ha devastato il tetto e buona parte della villa stessa. Entreremo a vedere che cosa è rimasto, sperando che ci sia ancora tanto da vedere e ci auguriamo che anche questa esplorazione, come tutte, vi piaccia. La villa è molto antica, non diamo troppi dettagli solo perché è facilmente riconoscibile, anche se non è così semplice l'accesso, e tuttavia diremo solo che è la villa delle Catacombe, dove è stato girato La Terza Madre di Dario Argento. Ciao ragazzi, ci vediamo dentro. A dopo! Ciao amiche e amici di Casturbex. Oggi vi portiamo con noi in un fantastico viaggio all'interno di una delle più belle ville mai costruite in Piemonte. La chiameremo Villa delle Catacombe, in onore del set allestito all'interno da Dario Argento per girare alcune scene del film La Terza Madre. Ma è anche conosciuta come Villa B, in onore del famoso uomo d'affari inglese Sir B, che qui visse per molti anni fino alla sua morte. La villa, come potrete vedere in questo video, è davvero stupenda, ma purtroppo ad oggi se ne conserva solo una parte, circa la metà. Nel 2022, infatti, tre incendi consecutivi ne distrussero gran parte del tetto, che collassò sui piani sottostanti, distruggendo diverse stanze del secondo e terzo piano. Miracolosamente si è salvato il grande e straordinariamente bello salone del primo piano, completamente affrescato con il suo ingresso monumentale. A vedere come ad oggi è ridotta la villa, purtroppo piange veramente il cuore. Sulle origini degli incendi è praticamente assodato che siano stati di origine dolosa, tuttavia ne sono controverse le cause. Ma parliamo ora della storia di questo luogo magnifico e ripercorriamo i secoli che la videro abitata e frequentata da personaggi illustri. Ludovico San Martino d'Aglié acquistò il terreno nel 1600 e fece costruire la villa che 3 anni dopo, nel 1603, fu terminata. Egli morì in questa dimora nel 1646 e fu proprio in quell'anno che l'edificio divenne di proprietà del nipote di Filippo d'Aglié, favorito della reggente Maria Cristina. Una prima descrizione della villa risale al 1791 e fu redatta da Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, che nel suo famoso libro Guida alle ville e alle vigne del territorio di Torino e dintorni citava: La villa e la vigna dei San Martino d'Aglié di Garessio, passato il rivo paese, s'entra in un grande stradone con dolce salita. L'accesso risulta assiato rispetto al palazzo. E sui lati sono collocate due terrazze, una delle quali dà accesso alla cappella. Le prime trasformazioni avvennero già nel Settecento, ma fu nel secolo successivo che vennero effettuate le modifiche più importanti sia al corpo centrale dell'edificio che al giardino, che subì una risistemazione di impianto più romantico. In seguito le modifiche furono numerose, poiché l'edificio cambiò spesso di proprietà. Agli inizi dell'Ottocento la villa fu venduta a Casimiro Rivoira, poi ad Antonio Fornaca, nel 1846 al principe di Lucinge e nel 1887 l'acquistarono i coniugi Isnardon. Nel 1902 l'edificio divenne di proprietà di Sir Walter Frederick B., diplomatico e importante uomo d'affari britannico. Innamorato dell'Italia, egli visse prima a Messina, dove, da armatore e coproprietario della PBAI, si occupava di trasporto merci tra Sicilia e New Orleans. Successivamente, egli si trasferì a Genova e infine a Torino in qualità di console generale del Siam, pur effettuando sempre lunghi soggiorni a Firenze. Fu tra il 1903 e il 1911 che il famoso architetto Pietro Fenoglio lavorò alla villa. Sir B ospitò nel 1919
David Herbert Lawrence, che fu talmente impressionato dalla bellezza della villa da citarla in una sua lettera del 18 novembre di quell'anno a Lady Cynthia Asquith. Egli non ebbe parole altrettanto elogiose per il suo proprietario, che definì un parvenu, ma curiosamente si ispirò a lui e alla moglie per i personaggi di Sir Williams e Lady Franks, protagonisti dei capitoli 12 e 13 del suo romanzo Aaron's Rod, La verga di Aronne, pubblicato nel 1922. Proprio in questi capitoli descrive la casa di Sir Williams come se stesse alludendo a Villa B. Alla morte di Sir B, nel 1927, la moglie Delphine sposò il marchese fiorentino Demetrio Imperiali di Francavilla, di 30 anni più giovane. Alla morte di Delphine, Demetrio ereditò tutto il patrimonio della famiglia B, compresa la villa. Il marchese si risposò altre due volte. L'ultima moglie fu Dorothy Kate Ramsend. Katie Boyle, figlia della coppia, diede una descrizione molto viva e romantica della villa nella sua biografia intitolata What's This Katie Did, pubblicata a Londra nel 1980. Adesso, come dicevamo, andiamo giù verso le catacombe, o meglio, i sotterranei che sono diventati le catacombe nel film di Dario Argento. Purtroppo come illuminazione non siamo proprio al top oggi, perché ho dimenticato in macchina le luci un po' più potenti, però cercheremo di arrangiarci con ciò che abbiamo a disposizione. In realtà abbiamo una Perum Mini della Olight in testa, che comunque ci garantisce 1000 lumen più un faro dimmerabile a luce calda, o meglio a luce calda e fredda naturale. Ah, guardate, qui abbiamo già un passavivande, serviva a portare sul materiale, addirittura disegnati. Abbiamo la fettiera, i barattoli, addirittura c'è il contrappeso, guardate, proprio come un ascensore. Ah, questa l'abbiamo vista, una vasca da bagno che è finita qua, l'abbiamo vista da sopra dalla bocca di lupo. Continuiamo a vedere i sotterranei. Ah beh, in effetti sono veramente caratteristici, nel senso che abbiamo, da qui si scende ancora, c'è questa vecchia pompa forse a mano che serviva a tirare sull'acqua, c'è anche un lavandino, e qui quelle che sono le vere e proprie catacombe, guardate come scendono. Allora, vado giù piano piano, perché qui i gradini non sono più gradini, ma sono ricoperti di melma. C'è il rischio di, non tanto di farsi male, ma di scivolare. Vado giù molto molto piano. C'è acqua che ci arriva in testa. Ok. Oh, guardate che locale particolare. C'è un rubinetto, scusate, che sta buttando fuori acqua, incredibilmente. Questa vasca. Questa è proprio una grotta comunque scavata nella roccia, come tanti ambienti che abbiamo visto magari in ambito militare. Qui c'è una parte di impianto elettrico. Proviamo a risalire. Abbiate pazienza, anche le immagini saranno un po' mosse, ma purtroppo sono solo e sto tenendo in mano il faretto, in più devo tenermi.
quindi non è così facile. Abbiamo altri ragazzini che stanno arrivando, ma io penso che la visita ai sotterranei, ancora questa zona qua, guardate che belle mattonelle, bianche turchese, questa era probabilmente una dispensa. E qui la cucina, qui c'era la cucina, dove c'erano proprio i fornelli su cui si scaldava. Allora amici, prima che scendano altri ragazzi, quindi io poi risalirò, vi farò vedere ancora questi locali, guardate che bello, c'è ancora tutto l'impianto elettrico montato con gli isolatori. Qui abbiamo un boiler per l'acqua. Guardate anche questo, quanto è antico. E qui una bellissima caldaia. Il vano con la caldaia. E ancora dei resti di gasolio qui su questi tubi. Probabilmente da qualche parte ci sarà, il tubo scende, quindi la cisterna. Volevo ancora farvi vedere la cantina del vino. In questa zona qua. Guardate, qua ci sono già tutti i supporti per le bottiglie. E guardate anche qui parte dell'impianto elettrico che arriva da lì, da sopra. Questa villa è fantastica, peccato che sia stata rovinata dall'incendio, ma è veramente fantastica. Anche artisticamente, tutti gli affreschi sopra dove ci sono tutti gli archi sono veramente una cosa spettacolare. Qui abbiamo un locale deposito, probabilmente non c'è molto di particolare. Ah, ecco qua, allora qui abbiamo un motore, sarebbe interessante capire a che cosa serviva. Forse un alternatore. Guardate questo pannello quanto è vecchio, veramente fantastico, veramente fantastico. Forse fantastico e dire poco. Sono dei sotterranei comunque grossissimi, bellissimi. Ah, ecco qui una seconda caldaia che probabilmente era la principale, che è comunque più grossa dell'altra. L'altra probabilmente era una caldaietta di riserva. Guardate qua addirittura il termometro, come sono scritti i gradi. Guardate che roba. Mamma mia ragazzi, qua è un salto veramente, veramente nella storia, nel passato. Fantastico, fantastico.
qui c'è la cisterna del gasolio con addirittura già qua delle pompe che probabilmente lo portavano dalle altre parti. E qui abbiamo ancora una cantinetta con le bottiglie. Cioè, ma questi sotterranei non finiscono veramente di stupire, ma non finiscono mai, e soprattutto non finiscono di stupire, sono veramente, ma veramente fantastici. Guardate quante bottiglie ci sono, alcune anche probabilmente antichissime. Se riusciamo questa volta, riprendiamo bene 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 tutti i particolari. Anche qui guardate l'impianto elettrico che arriva e va via. Guardate questo interruttore con gli isolatori e i fili, guardate che roba. C'è ancora lo scatto dietro, è spanato ma si sente lo scatto dietro. Pazzesco, ragazzi. E di nuovo un altro particolare fantastico, un altro pannello elettrico Amperes, società nazionale delle officine di Savigliano, quindi officine Savigliano, e da qui si dirama una parte dell'impianto elettrico. E qui continua ancora, cioè sono quasi più grandi i sotterranei che la villa. Ho capito perché hanno girato il film qua, perché sono effettivamente grossissimi. Ecco, guardate questa struttura, non ricordo francamente se fosse parte del film, sembra una miniera. Abbiamo un bagno. Qui sembra che si esca. Sì, qui si esce verso l'esterno. Poi c'è ancora un pezzettino lì della villa. Ragazzi, che spettacolo, sotterranei bellissimi. Perdonate se la stabilità non è quella solita, ma il gimbal è rimasto in macchina e da qui alla macchina ci sono una ventina di minuti. Ah, no, anche qualcosina in meno in realtà, comunque di passeggiata nel bosco, solo che diventa troppo dispendioso a livello di tempo andare e tornare, e poi sempre meglio magari non farsi vedere troppo, anche perché c'è un accesso proprio su una strada, quindi meglio evitare. Guardate quella lampadina lassù, che bella. Una piccola parte dei sotterranei dove abbiamo trovato questa sorta di sedile in legno e questo cartello. Andiamo al piano di sopra. Qui dove è crollato tutto, in seguito all'incendio, purtroppo. Vediamo se c'è ancora qualche locale che si è parzialmente salvato. Ecco, qua c'è il montacarichi, quello che abbiamo visto che scendeva.
non ci muoviamo troppo qui perché la situazione lì è molto precaria, nel senso che forse è solo il rivestimento che viene giù, però non ci fidiamo. Montacarichi che arrivava solo fino qua, vedete che non va più su dal sotterraneo, scusate. Questa è la stanza che abbiamo visto prima. Proviamo solo a dare un goccio in più di illuminazione. Giusto per farvi ancora vedere il tetto, bellissimo, purtroppo annerito dalle fiamme, però. E qua, come abbiamo detto, c'è stato un grosso incendio e ha distrutto praticamente tutto il tetto. Allora, il pavimento qui sembra abbastanza sano e qui sopra, ah no, sopra è proprio solo il rivestimento. Allora andiamo solo fino qua, vediamo ancora che cosa troviamo. Guardate qua, questo è un trasformatore probabilmente elettrico. Questo armadio con tutte le questi gancetti probabilmente era per le chiavi, per appendere le chiavi, viene da pensare. Ok, guardate che bella questa porta. E da qui entriamo nel salone, adesso che non c'è più gente, almeno in teoria non sento le voci, ce lo possiamo ammirare in tutta la sua stupenda bellezza. Solo aumentando quanto possibile le luci. Bellissimo il salone e poi vedremo anche la scala quadronale che sale sopra. Allora, qui, ecco, qua abbiamo delle stanze che non sono state in realtà toccate dall'incendio, purtroppo un po' buio. Guardate, c'è ancora la carta da parati in stoffa, quindi la stoffa da parati. E ancora conservata, guardate che bella questa porta, ragazzi. E questa è una piccola cappelletta, no, sembra più un salottino, forse piccolo salottino, anch'esso molto bello. Doveva essere, ovviamente ad oggi è rimasto ben poco. Pavimento a tessere e di qui abbiamo visto un altro salone, c'è ancora un mobile, è più che un salone, forse era una sorta di ingresso perché c'è una porta. Guardate questo mobile ancora presente e anche qui stoffa alle pareti. Sotto una trama di juta, sembra. Ok, qui ci sono questi locali con queste mattonelle molto particolari. Qui c'era un bagnetto. Sapete che mi soffermo sempre sulle cassette. Anche qui abbiamo una cassetta in metallo molto bella, per quanto possa essere bella una cassetta dello sciacquone. E qui si ritorna nel salone, lo vediamo da questa parte. Ok, cerco di illuminare il più possibile perché purtroppo avendo murato gli accessi
è molto buio. E adesso, signori, guardate lo scalone, che cosa non è. Lo guardiamo da qui, da questa parte. Guardate questo, questo scalone, quanto è bello. Andiamo su. Saliamo l'imponente scalone, ornato con una bellissima ringhiera in ferro battuto, lavorata a mano. La bellezza di questa scala è impressionante. Una grande finestra dà luce e mette in risalto le stupende decorazioni dorate sul soffitto. Anche Asia Argento, nel film La Terza Madre, sale da queste scale per raggiungere il salone del piano superiore. Ad oggi, purtroppo, in seguito agli incendi del 2022, al termine della scala non esiste più soffitto, ma vediamo direttamente il cielo. È un vero strazio pensare che tra qualche anno di questa villa non rimarrà più nulla, dopo 400 anni di storia vissuta al suo interno. E poi a questo fantastico salone. Salone padronale, completamente affrescato, completamente. Guardate la magnificenza di questo salone, ragazzi. È indescrivibile, veramente indescrivibile. È bello ancora adesso, nonostante l'incendio, nonostante tutto, è impressionante ancora adesso per quanto è bello. Qui è un'altra sala che si è salvata dall'incendio. Con questo soffitto anch'esso completamente affrescato. E qui invece purtroppo le fiamme hanno fatto crollare il solaio. E quindi di questa sala è rimasto quasi nulla. Ce l'ha un termosifone ancora? Andiamo a riprenderlo perché sembra molto interessante. Ecco, prima del termosifone forse qui c'era un dipinto, che però è stato asportato purtroppo. E qui, facendo molta attenzione perché rischiamo di finire al piano di sotto, guardate ancora questo termosifone. C'era il piano di sopra e adesso che forse c'è un po' meno caos ci guardiamo un attimo, ci godiamo anche il panorama.
E giunti al terzo piano, troviamo la devastazione più totale. Il piano non esiste più. Tutto è crollato e bruciato. Si è salvato solo il pavimento di un piccolo bagnetto e nulla più. Questi erano gli alloggi della servitù, la parte meno nobile di questa stupenda villa. Facendo molta attenzione, esploriamo quel poco che è rimasto, con il massimo rispetto per questo luogo che trasuda storia da ogni muro. Sporgersi nel vuoto è impressionante, quindi torniamo verso la scala. Siamo comunque felici di poter registrare e testimoniare quella che è la bellezza di un luogo che presto sarà ridotto ad un cumulo di ruderi che collasseranno su loro stessi. Ci sono cavi elettrici dentro tubi di metallo. Ok. E qui la devastazione più totale. Va bene, direi che possiamo tornare al piano di sotto. Una zona leggermente più sicura. Avete questa nicchia? Dove c'era probabilmente una statua votiva. Adesso questa è una tegola, però. Probabilmente c'era una statuetta votiva. Se riesco volevo solo farvi vedere gli affreschi sul bordo del soffitto di questa stanza che non c'è più. Tutto affrescato. Nero arancione colori. Qui purtroppo siamo sotto dove è crollato. E qui abbiamo un bagnetto che abbiamo già visto prima, con la cassetta lassù, guardate quante altre. E qui una vasca da bagno. E qui forse poteva essere un supporto per i lavandini, mi viene da pensare. Potrebbe essere. Anche qui, forse dei supporti per i lampadari. Forse. E una vasca da bagno. Qui il danno. Purtroppo, guardate la catena dei lampadari. Purtroppo questa casa ha avuto questa sventura, non si sa se sia stata una cosa appunto accidentale o meno. Probabilmente non si dice che non sia stata accidentale. E in ogni modo ha compromesso completamente tutta questa bellissima villa, che è veramente veramente fantastica, ragazzi, veramente fantastica. Andiamo ancora verso il piano terra. Facciamo un ultimo giro nel bellissimo salone entrata del piano terra. Ci fermiamo ad ammirare queste stupende arcate gotiche affrescate, che anche con la poca luce che filtra dall'esterno ci appaiono stupende. Poi osserviamo ancora il camino e lo stemma araldico dipinto su di esso. All'interno dello stemma troviamo un delfino e il motto entro il cartiglio Ring True.
Il delfino, omaggio al nome della moglie, la nobile Delphine de Martellet, è stato d'altra parte una costante decorativa della villa e dei pensieri di Sir B. Lo troviamo, infatti, intarsiato su un tavolo e dipinto, appunto, sul camino della villa. Per godere ancora un attimo, prima di uscire, di questi bellissimi archi gotici, che si incrociano. Questa è proprio la porta d'ingresso della villa. Adesso ci spostiamo all'esterno. Una bella panoramica degli esterni. Guardate quanto è bella questa villa ancora adesso, nonostante quello che ha passato. Molto frequentata, perché vabbè che oggi è sabato, ma abbiamo trovato veramente tante persone che andavano e venivano. Pensavamo che la visita fosse quasi finita, ma in realtà abbiamo trovato ancora una piccola parte che andiamo ad esplorare. Vediamo di che cosa si tratta. Siamo al di fuori della villa, abbiamo un pezzetto di portico, poi ci sono ancora questi locali. Andiamo a vedere che cosa sono. Beh, questa è una zona non toccata dall'incendio, quindi potrebbe essere messa un po' meglio delle altre. Si tratta di un piccolo appartamento, forse quello del portinaio, del custode. Abbiamo il lavandino, il bagno con la doccia. Il boiler. E di qui questa forse era una cucina, si vedono tutti i segni dei bicchieri, dove c'erano i bicchieri, e poi questa sala che è abbastanza malmessa, con queste parti di questa radice, non so se è un glicine, che cosa sia, che sono proprio penetrate addirittura dalla parete, così sembra. Allora, guardiamo solo questo giornale, che data ha. Guardate, venerdì 6 dicembre 1957. Abbiamo trovato un giornale del 57. Guardate la vaschetta per fare il ghiaccio in metallo, non l'avevo mai vista. In metallo addirittura. E qui un'altra pagina. Vediamo se è dello stesso giornale. No, il carattere è diverso e sembra addirittura più antico. Però qui diventa difficile riuscire a leggere qualcosa. Cappelli Borsalino, marca molto molto nota. E non si capisce l'anno, ma sicuramente molto antico. Ah, ecco, qua c'è sempre un carattere tipografico simile, del 57, quindi anche questo, stessa data, 15 dicembre 57.
Ok, direi che la visita potrebbe essere conclusa. Qui c'era ancora un lavandino. Ci spostiamo verso l'esterno. Forse quella di prima poteva essere la casa del giardiniere, perché quella del custode quasi sicuramente è questa qua. Parliamo molto piano perché abbiamo case intorno. Sì, molto probabile. Guardate, c'è ancora il frigorifero. Tanti bigodini, contatore laggiù. Documenti, documenti, documenti. Giornali forse un po' più recenti. 2001. Quelli che sembrano dei progetti. Ah no, una fattura dello yogurt. Proviamo velocemente a salire al piano superiore. Abbiamo fatto una visita super completa. Piccolo bagnetto. Il sottotetto lo lasciamo a qualcun altro. E qui abbiamo stanza con un frigo dei gelati, sempre utile. Un'altra stanza. Un bel murales fatto come si deve. E questa che era una sala del piano superiore. Non ci avviciniamo troppo alle finestre perché abbiamo veramente casa intorno. E così abbiamo visto anche la casa del custode della Villa delle Catacombe. Mi hanno fatto una visita super completa. Un bagno un po' più grosso, con ancora forse una lavatrice, potrebbe essere. È un piccolo vano deposito. Ecco, questo era l'ingresso della villa, proprio dal cancello. Quindi si arrivava, c'era questa villetta portineria che noi abbiamo visto da dentro. Questo è l'esterno. E poi questo vialetto che conduceva da un lato al garage e da questo lato alla villa.
Eccoci amici, l'esplorazione di oggi è terminata. Gli interni, come pensavamo, sono abbastanza devastati, però si sono salvate alcune sale come quella del primo piano, che sono veramente 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 belle, ne vale la pena. Ora noi adesso riprendiamo la discesa, vi ringraziamo per averci seguito anche in questo video. In questo clima un po' bucolico siamo in mezzo a un bosco con una villa bellissima dietro, prima che faccia buio ovviamente, dopo diventerà un po' meno bella, no, non è vero, e tranquilli seduti ad ammirare, a sentire un po' la natura, il cinguettio degli uccellini e quant'altro. Grazie appunto per averci seguito, se il video vi è piaciuto condividetelo, ovviamente mettete mi piace, mettete segui sul canale in modo tale che possano salire un po' i follower appunto del canale, e grazie di tutto. Ciao, un grosso saluto da Casturbex e alla prossima esplorazione. Ciao!